picture and a black ghost that'll shatter too. You just can see, but you can't hear him talk. Ain't nothing else that a black ghost can do. Grazie a lei possiamo ripulire questo posto. Ma guarda chi si rivede. Pensavo ti fossi scordato di me. L'erba richiede sempre tempo. Eh sì, amico. Chissà cosa si provava a gestire tante persone. Quanti uomini pensi di avere ad Haiti? Ricordo solo quelli che non ho salvato. Stronzate. Quando ero là, ogni tanto riuscivamo a far evacuare un villaggio prima che sganciassero il napalm. Era contro la procedura, ma lo facevamo. Un paio di volte gli aerei sono arrivati prima, ce la siamo vista brutta. Ma ricordo ogni singola faccia. In quanti erano? 43. Dovevano essere di più, ma alcuni non ci hanno creduto. Dicevano che li stavamo portando a morire. Ancora mi ricordo la paura nei loro occhi. Niente motiva meglio della paura. Un cazzo di niente. Spara, tu quanti ne hai contati? 226. Merda. Ogni notte, sulle barche per 10 mesi. Soprattutto donne e bambini. Gli uomini venivano reclutati o fatti sparire. C'erano troppi rifugiati, non sapevamo come fare. Non tutti sopravvivevano al viaggio. Ma crepare su una barca scappando da Papa Doc era l'alternativa migliore. In confronto, scappare da quei succhiacazzi sudisti è una gita fuori porta. Se 15 anni fa mi avessi detto che sarebbe successo tutto questo, ti avrei dato del pazzo. Credevo che sarei morto di vecchiaia, circondato dalla famiglia. Cioè, non in questa vita comunque. No. Non in questa vita. Continua a far piovere marijuana. Ormai ci siamo dentro. Vai in questo magazzino. Dentro c'è un grosso carico della nostra erba. Ammazza le guardie e riprendila.
Daniela, la devo dire, la roba che ho qui è di prima qualità. Non troverai un pezzo migliore. Mettiti gli occhiali! Non lo chiamano zio perché fa parte della famiglia. È un segno di rispetto, testaccia di cazzo. Quindi se ti becco... Cominciassero a costruirci quelle case molto grandi. Comunque sia, ancora oggi penso che mia madre sia una delle più toste donne che abbia mai conosciuto. Credo di sì. Dopo l'ultima volta gli ho proibito di bere durante la settimana. Quando si sveglia poi è intrattabile e chiassoso. E mi sono stufata. Tesoro! Levati di mezzo. Date una mano, una povera vecchia. Lo leggo sui giornali, lo sento alla radio. Lo stai facendo davvero, non riesco a crederci. Sapevi come sarebbe andata a finire. Te l'avevo detto chiaro e tondo. Magari mi sto solo rendendo conto che sentire delle chiacchiere è molto diverso dal vederle stampate sulla prima pagina di un giornale. Pensavi che non avrei avuto le palle? Io non... No, lo sapevo. Dal momento in cui ti sei risvegliato. L'avevo capito. Quando ti guardo, torno indietro. Al ragazzino che non aveva niente, ma non si lamentava. Al ragazzino che condivideva tutto, che rideva, che amava vivere. Chissà che gli è successo. Finalmente ha capito come vanno le cose. Ma davvero? Quante volte hanno vandalizzato l'orfanotrofio quei bifolchi? Quante volte siamo dovuti andare in giro per ristoranti a elemosinare gli avanzi perché non avevamo da mangiare? Se avevamo a che fare con degli stronzi razzisti, certo.
ma ogni volta che facevano qualcosa avevamo chi ci aiutava. Bianchi, neri, battisti, luterani, di tutto. Ti ricordi che a Natale ricevevate tutti un cappotto nuovo? Erano un regalo di una signora anziana, bianca e calvinista. Passava tutto l'anno a lavorarci. Se continui a cercare il male, finirai per non vedere altro. Devo andare. Non è questo che volevo per te, Lincoln. Volevo che avessi una vita migliore. Your Uncle Lou. What are you doing this weekend? Bring the family down to the French Wharf for good eats and good times. Come on down to Coralie's for the family fun deal. With any two adult plates, all kids' plates are free. And grown-ups, Friday and Saturday night, take your seats over to Big Mouse for half off your first drink order. Only in the French Wharf. Adesso ci divertiamo. A tutte le unità nei paraggi, attenzione, il sospettato ha aperto il fuoco contro le unità sul posto. A tutte le unità nei pressi di Irish Point, qui è la centrale. Abbiamo un omicidio nell'aria, se avete tempo. Thank you.
quanto tempo? Lincoln Clay. Gesù Cristo in croce. Ormai ho visto tutto. Ho sentito che eri morto. L'ho sentito anch'io. Beh, che cazzo vuoi? Sono venuto a farti una proposta d'affari. Ma davvero? Voglio eliminare Marcano, i suoi fratelli, chiunque sia associato a lui. E vuoi il mio aiuto? Per come la vedo, dopo aver sistemato Barbieri, Point Verdun torna tuo. Poi discuteremo di che succede nel resto della città. Ah, fanculo. Mi sono già fatto coinvolgere da voi bastardi una volta. E guarda com'è andata. Per quanto mi riguarda, non vedo molta differenza tra allora e adesso. Apri bene le orecchie, brutto stronzo. Danny era così carbonizzato che non me l'hanno neanche lasciato guardare. Se qualcuno ucciderà quel bastardo di Marcano, sarò io. A meno che Marcano non frequenti una di queste bettole, non credo abbia molto da temere, no? No, va a farti fottere. Ho più palle io di quelle che tu e i tuoi simili avrete mai. Ingrato di merda. Che viene qui a farmi domande. Tu e la tua gente, me la date a gambe, al primo segno di pericolo. L'avete sempre fatto, e lo farete sempre. Sparisci o ti faccio sparire io. Che cazzo ti credi di fare? Ti vanti tanto delle tue palle che mi è venuta voglia di fare un giro e vedere chi dura di più. Il latticino o il roscio? Dimmi quando ne hai avuto abbastanza. Se continui a guidare così, scorreggio come una tromba. Just need help, girl.
Sfruttala o ci ritroviamo con i piedi piatti attaccati al culo. Accosta qui. E adesso scendi dalla mia macchina. Vieni da me tra un po'. Abbiamo altro di cui discutere. Scappate! Scappate! Oh.